hanno sparato un culo. No! Mi è venuta un'idea. Ma lo sa che somigliate tantissimo a mio marito? Ma da morire! Oh, guardami! È vivo! L'ha già visto con gli occhi miei, ma ha visto a me! Ci pensiamo noi. Ma non mi riconosce. Forse era meglio se non mi incontrava. I Bros, i Manetti sono proprio due napoletani convertiti adesso, no? Eh beh sì, ormai sì, ormai siamo, noi siamo romani ma di madre calabrese, padre toscano, quindi siamo pure un misto. Però devo dire, Napoli ormai ce la sentiamo nostra, cioè noi ci sentiamo napoletani, diciamo, speriamo che i napoletani pure siano contenti. Gli daranno le chiavi tra qualche di darci, anno, di averci fra loro. Anche perché a livello di chiavi ve le hanno lasciate le chiavi durante le registrazioni di qualche pezzo del film. Quello che ci tengo a dire di Napoli non è solo l'ospitalità, è il rispetto per l'altra, la cultura, lo spettacolo. Cioè quando tu vieni e sei uno spettacolo, in altre città ti sputano in faccia, qui diventi un re, no? E un episodio è che noi giravamo alla sanità, giravamo in questa chiesa dove c'è la scena iniziale del film, e a un certo punto ci serviva un'inquadratura dall'alto della chiesa e c'era una pizzeria che c'aveva un secondo piano, no? E allora siamo andati ad questa pizzeria che non avevamo mai conosciuto prima, no? Potete farci fare un'inquadratura dall'alto? Il proprietario della pizzeria stava chiudendo in quel momento, che doveva andare a fare delle cose, e sono guarito, sto chiudendo, però se volete vi lascio le chiavi, e ci ha lasciato le chiavi della pizzeria. E poi dopo un paio d'ore noi abbiamo detto, è tornato, si è ripreso le chiavi e ci ha offerto una pizza. Allora, un musical, ma non solo un musical. Secondo me per voi Grease è stato un po' il libro di scuola, no? Per poter poi realizzare questo action, questa commedia, questa storia d'amore. Non manca nulla. Sì, Grease è stato un punto di riferimento rispetto al bilanciamento, quante canzoni e quante parole. E l'abbiamo preso da Grease, che sapete quante se ne faranno, abbiamo visto cosa hanno fatto Grease, abbiamo copiato. Per il resto, no, è una storia, sì, soprattutto è una storia, diciamo, è un film action pieno di ironia e di musica. Quello è importante. Poi, cosa molto importante, è stato presentato anche al Festival di Venezia, quindi... Ah beh, questa è stata una bellissima... Scusate se poco, eh. Una bellissima sorpresa. Insomma, i film si fanno per la sala, non per i festival. Poi chiaramente quando il Festival di Venezia l'abbiamo presentato, ci hanno scelto, è stato veramente, anche con un po' di paura e timore, ci siamo approcciati a Venezia, perché il nostro è un film leggero, un film divertente, un film musicale. Tutto questo per non farmela. Com'è bella, casi tornata, in un mo so mai più innamorata senza te. Donna Maria è una donna bella forte, quanto ti appartiene? Ma io non, diciamo, non sono così volitiva, però Donna Maria si prende quello che vuole, no? È una donna esplosiva, femminile, cioè quella femminilità anche ostentata, però anche carismatica, cioè la stanno a sentire, no? Quindi i capi, quindi carattere molto forte. È un carattere forte, ma un po' mi appartiene. Io sono un po' più dolce, però sono un po' più... È vero, è vero. Non sono, magari fossi veramente come Donna Maria. Adesso la mettiamo alla prova col napoletano. L'amore vero nasce una volta e non muore mai. L'amore vero nasce una volta e non muore mai. Ed è vero? Penso di sì, spero. Io credo che... Oddio, finiscono anche gli amori quelli grandi. Vabbè, quello sì. Però non muore mai dentro, perché pure se una storia d'amore importante finisce, dentro ti rimane sempre quello che hai vissuto. Io non la rinnegherei mai, una storia bella, quindi... Una bella storia d'amore. Poi i Manetti però se hanno raccontato grossa. Napoli bella, l'hanno fatta grossa a Napoli. Fatta grossa, meno male che ci sono i Manetti che raccontano Napoli così, sennò... Mamma mia, no? Invece... Che è? Scusate. Scuso, cazzo! Non vedi che sono in intimità con mia moglie? Stiamo ancora a zero, lo sa, non ti preoccupa. Ma che ti... Ci sarei finito con l'infermiera. Che significa che è scappato? Ha sparato in una motocicletta e se l'ha portata. Sapeva. Io non so lui se definirlo John Travolta, Mario Merola. Come vuoi che ti definisca in questo film? Una via di mezzo, una via di mezzo. Tra Mario Merola e John Travolta. John Travolta. E ci sta pure un po' di Tom Cruise. Ci stava arrivando man mano con l'azione. Però diciamo che oramai il musical è qualcosa di fantastico e i Manetti Bros si sono ispirati al musical per eccellenza che è Grease. Sì, si sono ispirati a Grease, ma non è Grease, non è un musical in senso stretto,
come hai detto tu, è anche sceneggiata napoletana, è azione, è pallottole, è risate, grazie a Carlo Bucci Rossi e a Claudia Gerini. Molte pallottole. Esatto, molte pallottole che beccano anche, anche loro, non sveliamo troppo. E, insomma, c'è veramente di tutto, ma soprattutto questo film è un atto d'amore a questa città. Adesso vado da Serena perché mi... Stai perdendo tempo però. No, no, ho fatto proprio la prepista con te e poi ritorno da Ciro. Vai da Serena. Vado da questa sognatrice che ha una voce fantastica, presentatrice, showgirl, cantante, mi fai morire, però la reinterpretazione di Aaron Kerr, What a Feeling, è stata qualcosa di straordinario. Sì, c'è questa versione in napoletano di What a Feeling, che è questa canzone che strappacuore sottolinea un momento molto importante del film, l'incontro tra il personaggio di Fatima e il personaggio di Ciro, interpretato da Giampaolo Morelli. A lui viene detto di dover far fuori un'infermiera che ha visto troppo, questa infermiera sono io. Nel momento in cui si incontrano, si riconoscono, e da lì parte questa canzone, perché le canzoni in questo film sottolineano e forse ampliano ancora di più tutte le emozioni, i momenti più cruciali. Oh, una giornata sbagliata che non sa che è stata, tu che a niente corriva lontana, che fine fatta addossi sta. Tu in questo film sei la speranza, è vero? Sì, 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 è un personaggio estremamente positivo. Fatima è una ragazza che vive a Scampia, che fa l'infermiera, quindi una persona positiva che forse rappresenta sicuramente tanti, 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 tanti napoletani, perché in questo film ci piace, sono molto orgogliosa di essere parte di questo progetto, perché con i Manetti viene raccontata anche un'altra faccia di Napoli. Duplice faccia, cioè reciti e canti in Amor e Malavita. Sì, in effetti faccio tutte e due le cose insieme, ma in effetti sono un solo personaggio. Sì, Rosario. Sì, è come un cantante che fa l'attore e un attore che fa il cantante. Insomma, anche perché il personaggio è stato studiato perché facesse questa cosa qua. Lui, i Manetti hanno voluto rimettere in scena qualcosa che assomiglia alla sceneggiata napoletana rivisitata in chiave moderna. In chiave moderna, con i suoni moderni, quindi ovviamente avevano bisogno di attori e cantanti. Come stai? Benissimo, il piacere è sempre mio, insomma, weekend. Senti, Salvini è sul backdrop, una frase molto bella: l'amore vero nasce una volta e non si scorda mai. È vero, è vero, è vero. L'amore vero nasce e non può morire, perché se è un amore vero, come fa a morire? Insomma? È vero. Questo è un film d'amore, no? Sì, amore e malavita. È giusto, pure è stato indovinato il titolo proprio in pieno, perché mi ricordo questa cosa del titolo, perché l'unica cosa che non usciva, mi ricordo, dei Manetti era il titolo, fino all'ultimo giorno quasi, insomma. Poi meno male è arrivato il titolo, perché c'erano tanti, però è bella pure questa cosa qua, il fatto di sapere, insomma, qual era il titolo di questo film. Fino alla fine, poi finalmente si è riusciti. E poi è giusto, hai capito? È quello indovinato, amore e malavita. È quello che poi è il film alla fine. L'amore trionfa sempre su tutto. Esatto, esatto. Ma poi è bella sta cosa del ritorno, loro sono stati bravissimi, i Manetti. Hanno riportato quella che era la sceneggiata. In chiave moderna, la sceneggiata napoletana. Bellissimo, insomma, mi stessimo malamente. Io poi cresciuto con questa cosa. Non è che è stato difficile fare, insomma, interpretare Don Gennaro. Don Gennaro era quello degli anni, se che io conoscevo pure, lo conosco Don Gennaro. Ci ho parlato anche con Don Gennaro, perché Don Gennaro fondamentalmente è uno che crede fortemente nel suo capo. Per lui quello che dice Don Vincenzo è religione, che è un credo, però insomma alla fine Don Gennaro è un buono, insomma, crede di questa cosa. L'importante è credere. E poi c'è quella leggerezza degli altri, perché quella è una cosa che chi ironizza, chi crede, c'è il credo e il non. E questo è stato proprio, io credo, che sia il segreto di questo film.